devono pagare. Te l'avevo detto per aver fatto un danno psicologico così grande. Devono pagare, il tribunale deve essere una fiducia che deve rimanere sul tribunale visto che sta persa per la banca. Ammessi tutti i risparmiatori, il GUP del Tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia ha dato infatti via libera alle 2500 richieste di costituzione di parte civile nel processo per il crack di Banca Etruria. Sarà importante, adesso che abbiamo ottenuto la costituzione di parte civile, capire però poi se condanne ci saranno oppure meno. Siamo stati tutti ammessi come azionisti e obbligazionisti, ma ha spiegato il giudice che sarà poi compito di ognuno dimostrare l'effettività del danno subito, il danno morale, il danno da influenza generale sulla persona, sulla famiglia, sulla qualità della vita, delle condotte degli imputati. Alla richiesta si erano opposti gli avvocati degli imputati, 23 in tutto, tra manager, ex dirigenti, componenti dei vecchi CDA e sindaci revisori, accusati a vario titolo di bancarotta semplice e fraudolenta. Nessuno di loro era presente in aula. Non mi dico né soddisfatto né insoddisfatto, semplicemente si sono poste le basi per l'inizio del processo. Accolta anche la richiesta del commissario liquidatore della vecchia Banca Etruria, Giuseppe Santoni, esclusi invece i comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino, assieme all'associazione di consumatori. Noi ovviamente ci riproporremo come associazione nella prima udienza preliminare di nuovamente presentare la nostra Costituzione, perché le motivazioni che il giudice ha adotto non ci convincono. Si tornerà in aula il prossimo 29 novembre. Sarà il turno della requisitoria del PM Andrea Claudiani. Intanto la decisione del GUP Borraccia è arrivata 2 anni esatti dal famigerato decreto Salva Banche, che trasformò i titoli dei risparmiatori, azioni ed obbligazioni subordinate in carta straccia. Questa storia ci ha segnato. Ha segnato noi, i nostri figli che non vedono e sentono altro che parlare di banche. Ha segnato il nostro gruppo di perfetti sconosciuti e da 2 anni lottano in tutte le piazze. Ci stiamo spengendo pianino pianino nelle candele.